Parliamoci proprio chiaramente, guardiamoci nelle palle degli occhi, cerchiamo di fare un discorso tranquillo e come Dio comanda, perché tanto quando c'era da incazzarsi ci siamo incazzati, adesso da incazzarci non c'è più, sono sincero, c'è solo da cercare di rimanere lucidi, quanto più lucidi possibile in un momento disastroso. Parlare delle pagelle di Empoli-Juventus non se ne parla. Non usciranno, ve lo dico proprio chiaro e tondo, perché di cosa parli? Che cosa dici? Cosa racconti? Qual è la valutazione che puoi dare di una partita del genere? Non la puoi dare. Dobbiamo più che altro parlare delle parole di Massimiliano Allegri nel post partita di Empoli Juventus, sono poco a fuoco, ma ecco, siamo tornati. E ovviamente di quella che è, secondo me, la gestione della Juventus del momento di difficoltà. C'è una frase che mi ha fatto imbestialire di Massimiliano Allegri nel post partita di Empoli Juventus 4-1. E cioè la squadra è stata anche fin troppo brava. Perché Allegri parte, e come avevamo ipotizzato nel video post partita, va ad organizzare tutta la difesa della prestazione sul fatto che la penalizzazione è stato complicato e bla bla bla. Ce lo aspettavamo. Vale il discorso che ho fatto nel video ieri sera, vi invito ad andarvelo a recuperare e sentire sinceramente che la squadra è stata anche fin troppo brava dopo che hai perso 4-1 a Empoli. Avrei evitato volentieri, io non credo che nemmeno un calciatore della Juventus sia contento di sentire una roba del genere, così come credo che neanche un dirigente della Juventus sia contento nel sentire una roba del genere. Anche perché a un certo punto una domanda mi sorge spontanea. Eravamo noi su YouTube, su Twitter, su Instagram, su Facebook, su TikTok, sul web, sui social, eravamo noi gli unici a sapere che stasera avrebbero tolto i punti? Eravamo noi gli unici a sapere questa cosa? Perché se eravamo gli unici a sapere questa cosa, allora io alzo le mani, il gruppo squadra non ne era a conoscenza, non sapevano che oggi sarebbe arrivata una penalizzazione, poverini, allora ci sta. Però lo sapevano, sono cose che si sanno. Poi qua si apre un mondo, perché come vi dicevo anche ieri, secondo me questa cosa influisce anche tanto sull'umore con cui la squadra poi approccia una partita. Però bisogna anche mettersela via questa cosa qui, no? Perché allora non ti presentare a Empoli. Se sai che poi il contraccolpo è non ti presentare a Empoli. Allegri dice anche ieri in allenamento li ho visti così. Allora su queste cose poi bisogna intervenire, no? Bisogna intervenire. Umanamente mi dispiace tanto per Massimiliano Allegri. Mi dispiace tanto perché a un certo punto ormai si mette a piangere davanti alle telecamere di DAZN. Dopo questa parte, secondo me, è tranquillamente evitabile, perché tutta la prima parte dell'intervista a DAZN non mi è piaciuta, la parte in cui si giustifica, la parte in cui si trova la motivazione, ma queste robe non mi sono piaciute. Cioè, sarebbe bastato andare lì, secondo me, e prenderla un po' più larga, dire abbiamo perso, bla bla bla, motivi, oppure andare dritto perché Allegri appunto si mette quasi a piangere perché fa uno sfogo secondo me molto interessante ed è uno sfogo che secondo me racconta tanto di quello che è la Juve in questo momento di difficoltà. Attenzione, adesso si apre una parte che non è una giustificazione ad Allegri, cioè, intendiamoci, lo sapete bene, io non è che toglierei domani la panchina ad Allegri, l'avrei tolta ieri, sono mesi che vi dico che io avrei cambiato allenatore, sono mesi che vi dico che secondo me il progetto tecnico Massimiliano Allegri è naufragato completamente. Mesi. E quella roba non è mai cambiata. Andatevi a vedere anche i video che ho fatto durante la pausa dei mondiali in cui dicevo sì, ok, queste vittorie che stiamo facendo consecutive, però non è risolto niente. Chi se ne frega se stiamo vincendo queste partite? Andatevele a vedere. Quindi io la panchina non gliela toglierei oggi, gliela avrei tolta ieri. Però Allegri è l'unico. L'unico, e secondo me questa cosa va sottolineata, l'unico tesserato della Juve che era arrivato ad esprimersi con termini duri a mezzo stampa, quindi davanti ai microfoni delle telecamere, nei confronti di questa situazione assurda. Allegri ci ha fatto capire davvero che sono arrivato a un punto di non ritorno, che il loro lavoro è stato davvero compromesso da questa situazione. E ci credo alla grande, perché questa cosa avrebbe steso un elefante, davvero questa situazione avrebbe steso un elefante. Eppure lato Juve si è sempre vissuti nel mondo delle favole, no? Nel mondo delle fatine. La comunicazione della Juventus andava avanti come se nulla fosse.
il gol del giorno e gli auguri di compleanno e oggi si gioca questa e le nostre date, il pinsocottero, tutte cose meravigliose che la Juventus su Twitter, su Instagram continuava a pubblicare come se tutto fosse un mondo fatato, meraviglioso, in cui tutte le cose stanno andando bene, guai a dire qualcosa, se c'è la sentenza guai a dire, esce la penalizzazione, vabbè dai, allora torniamo a fare ricorso. Questo ormai è l'unica cosa che la Juventus sta facendo. Quando esce la penalizzazione annuncia un ricorso di poche righe in cui ribadisce gli stessi concetti. Secondo me non è giusto, secondo me qua microfoni e calvo, no vabbè tutto bene, andiamo avanti con l'allenatore, sta andando tutto bene, abbiamo comunque due obiettivi, obiettivi importanti, partite importanti ancora davanti, anche quando ormai non c'è più niente. E attenzione, io non dico che Allegri abbia detto queste cose per difendere la Juventus, perché anche secondo me semplicemente queste cose da parte di Massimiliano Allegri inizialmente sono uscite come difesa del suo operato, ve l'ho detto all'inizio, sono cose che non mi sono piaciute, però questa è l'unica volta che un tesserato alla Juventus si è espresso in maniera chiara sulla situazione, ha condannato quello che sta accadendo, è arrivato a dire oh facciamo prima, diteci cosa dovete toglierci, diteci dove dobbiamo giocare, mi sono rotto, non ne posso più, non si può lavorare così. E attenzione, non l'ha detto perché con Juventus ha concordato questa linea di comunicazione, quindi si voleva far arrivare questo messaggio alle telecamere. No, l'ha fatto soltanto perché è partito da un punto e poi è venuto fuori la parte umana di ognuno di noi, la parte umana anche di Massimiliano Allegri, che l'ha portato a sfogarsi. E quindi questa credo che sia stata davvero la parte più onesta di Massimiliano Allegri in tutta la stagione. Io, è da un po', chi mi segue da qualche anno lo sa, anche l'anno scorso parlavamo delle bugie di Allegri, a volte innocue, a volte bianche, a volte clamorose nelle varie conferenze stampa, tante volte che va davanti alle telecamere e non risponde con quello che dovrebbe rispondere. Allegri ai microfoni non dice praticamente mai quello che gli viene chiesto, è tutta una sorta di invenzione, tutta una sua comunicazione. In questa seconda parte di intervista ho finalmente visto un Allegri onesto, un urlo, oh aiutateci, aiutateci, perché attenzione, non dimentichiamoci, ripeto, non è un voler tendere la mano a Massimiliano Allegri, perché anche secondo me l'ha detto per giustificare le sue cose, però è stato l'unico tesserato della Juve che queste cose le ha dette, l'unico, e ripeto, non perché si sono messi d'accordo, perché è venuta fuori una componente emotiva. Io credo che, e ve l'ho già detto tante volte, Allegri sia stato bravo nei momenti difficili in questa stagione a gestire il gruppo al meglio, adesso non lo è, adesso è palese che non sia più così bravo come era stato prima, ma è imploso anche Allegri, è un mese che commenti alle conferenze stampa e vi dico ragazzi è scarico, è morto, è svuotato, non ci crede più neanche lui, non ce la fa più neanche lui, è scoppiato anche lui, che ha sempre fatto buon viso a cattivo gioco, non ce la sta facendo più neanche lui. L'unica minima cosa per la quale secondo me aveva avuto dei meriti in stagione l'ha completamente messa da parte, non ce la sta più facendo. E il punto focale è proprio questo, cioè non è l'allenatore che deve andare a dire queste cose, cioè è sbagliatissimo che sia l'allenatore a dire queste cose, queste cose devono arrivare da un dirigente, queste cose devono essere concordate in Juventus e messe in bocca a un dirigente. Allegri è l'allenatore, Allegri deve pensare alla squadra, Allegri deve pensare al campo, Allegri deve pensare ad allenare, Allegri deve pensare a portare dei risultati. Allegri queste cose non le ha fatte, è in queste colpevole, e queste sono le motivazioni per cui io cambierei allenatore, e queste sono le motivazioni per cui io non vedo il futuro con Massimiliano Allegri. Zampini in diretta da Zon gliel'ha chiesto, ha detto Max, ma qual è la prospettiva di luce per i prossimi anni? E Allegri ha risposto, dopo il buio c'è sempre la luce. Vedi, risponde quel cazzo che gli pare, una frase fatta, non ha detto niente. Ripeto, umanamente mi dispiace, perché io capisco che qua sia veramente stato buttato lì Allegri. Non è Allegri che deve dire queste robe, ma perché la società non ha messo un dirigente a occuparsi di queste cose qui? Perché deve essere l'allenatore a dire queste cose qui? Anche perché poi passa il messaggio che ad Allegri sia stato chiesto questo, no, ad Allegri è stato chiesto di raggiungere i risultati, portare la Juventus in Europa, portare la Juventus in finale di Coppa Italia, portare la Juventus in finale di Europa League, far crescere determinati giocatori, queste cose le ha fatte Allegri? No, Allegri è stato più bravo da dirigente che come da allenatore in questa stagione, è stato più bravo da pacere che come tecnico,
come tecnico, secondo me gli errori di Allegri sono infiniti in questa stagione. Più di un'occasione guardo la partita e dico, vabbè ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, che schifo, per tornare al titolo ieri sera, che schifo. Guardo le conferenze stampa, non dice niente, e proprio questo non dir niente è il modo con cui, lo diceva anche Calvo l'altro giorno, ha reso una stagione folle, quasi normale. È imploso anche lui. E qui è una colpa di Juventus, perché è stato chiesto all'allenatore di non essere allenatore. E già era una situazione difficile, in cui in campo mancava proprio l'allenatore, mancavano i risultati raccolti dall'allenatore. Adesso siamo implosi completamente, con l'allenatore che non ce la fa più, non ce la fa più, proprio davanti anche alle telecamere, o è scarico, o non dice niente, o implode, perché è un essere umano, perché è un essere umano. La reazione di Allegri è assolutamente umana. Invece dal punto di vista tecnico non fa l'allenatore. Questa cosa è allucinante. Io capisco che la Juventus si possa trovare in una situazione di emergenza, capisco che sia stato tutto improvviso, però se chiede all'allenatore di non fare l'allenatore, allora poi è un problema. E poi ci meravigliamo se l'allenatore dice ma devo metterci bocca anch'io nella scelta del direttore sportivo, perché in questi mesi ho occupato un ruolo che non mi aspettava. Queste parole di Caressa, parole di Caressa che, ripeto, palesemente dettate da Allegri, che sta ribadendo questi concetti. Io in questi mesi non ho fatto l'allenatore, ho fatto il dirigente, e mi volete segare in questo modo con quello che ho fatto? Ripeto, io da questo punto di vista, dal punto di vista umano, io Allegri lo capisco, e io non sono uno che penso di aver mai offeso Massimiliano Allegri, credo di aver sempre criticato nel rispetto totale della sua persona, e gli riconosco anche queste cose qui. Poi se devo dirvi che invece in campo ha salvato la Juve, la stagione è stata meravigliosa, non si poteva fare di meglio, è stato straordinario, no, non lo penso, anzi è completamente distante dal mio pensiero, ma proprio completamente distante. Io avrei esonerato a ottobre, io ho visto i presupposti per cambiare teme, senza sapere che ci sarebbe stato poi tutto il resto, perché poi tutto il resto ancora non lo sapevamo. Quindi questo è, sono molto deluso da come la Juventus ha gestito questa situazione, molto deluso, perché sembra quasi che per Allegri adesso il più importante sia fuori dal campo, che è più importante per la Juventus, ma non per Allegri, perché Allegri e la squadra sono quelli che dell'extra campo se ne devono fregare. Invece così dai anche un alibi, una giustificazione a un allenatore che ha fallito su tutta la linea. E se Allegri può arrivare ai microfoni e dire queste cose, che non dovrebbe dire, perché queste cose non rappresentano alibi per la parte sportiva che doveva occuparsi soltanto del campo e occuparsi di compattare il gruppo, occuparsi di raccogliere i risultati, queste sono diventate motivazioni, sono diventate giustificazioni per Allegri, per colpa della Juventus, perché la Juventus da questo punto di vista è stata tremenda. Però continuiamo a condividere il compleanno del giorno, continuiamo a condividere il gol del giorno, continuiamo a condividere il pinsocottero, continuiamo a condividere l'hashtag Uniti, continuiamo a condividere tutti insieme, continuiamo a condividere queste cose che sono molto importanti, piuttosto che parlare del momento, cercare di informare anche i tifosi di quello che accadrà al club. Queste cose non contano, queste cose vengono in secondo piano, e questo mi dispiace tanto, questo veramente mi dà dispiacere, perché non credo che sia stata gestita nel migliore dei modi. Io ragazzi vi lascio proprio due clip al volo di quella che è stata la live reaction di ieri sera, non ho voglia di editare un video che sarebbe semplicemente deleterio, e lo vedrete, chi è stato in live con me lo sa bene, abbiamo vissuto il secondo tempo veramente con la consapevolezza che non era nemmeno più una partita di calcio, e quindi abbiamo iniziato a chiacchierare fregandocene semplicemente di tutto quello che accadeva dentro lo schermo, perché c'era soltanto da arrabbiarsi di più. Un abbraccio ragazzi. Forza Juventus. No, Milik, calcio di rigore. Fallo di Milik in area. Glielo pari, eh? Glielo pari tranquillo, sereno. Sereno. È parato a Messi al mondiale, non pari a Caputo in Serie A. Gol di Ciccio Caputo. Ecco, adesso è un problema. Adesso è oggettivamente un problema il 2-0 di Luperto. Credo che sia uno dei giocatori più scarsi che esiste, Luperto. Dopo la parata di Szczęsny, il tap-in di Luperto.
Così è un problema. Così è un problema grosso. Davvero grosso. Così è un problema veramente grosso. Incredibile. 2-0 dell'Empoli dopo 20 minuti. Io posso capire che sia complicato scendere in campo in queste condizioni, perché oggettivamente è complicato. Però ragazzi, cioè davvero, non trovare gli stimoli stasera a me fa cadere le braccia. Guardate la reazione di Szczęsny quando capisce che ha preso gol. Quanto è sconsolato. Non è così facile. Vabbè ragazzi, è certo che non è facile. Però adesso mi fate incazzare, però. Mi fate incazzare. È la Juventus, è la Serie A che si gioca per andare in Champions League. Cioè ragazzi, non è la partitella di calcetto all'oratorio. Non lo fanno per passione. Guadagnano 4, 5, 6, 10 milioni di euro all'anno. Oh, ma per forza non è facile, se no li darebbero a me. Io non sono competente per farlo. Se loro sono lì alla Juventus, tesserati per la Juventus, non può e non deve essere facile. Non può e non deve essere facile. È per forza che non è facile, ma bisogna renderlo possibile. Se no quei soldi non te li metti per fare un'altra roba. Ce ne sono di mestieri da fare. Certo che non è facile, ma ci mancherebbe altro che sia facile. Ma non può essere facile. Però bisogna fare. Però bisogna fare. Perché quest'anno si è parlato, giustificato. È ora di fare. È ora di fare. No, Alessandro. No, Alessandro. Allora, se sento ancora che il problema sono i ragazzi, che il problema sono i giovani, io implodo, perché Alessandro è più vecchio di me, ha 2000 milioni di partite, è lo straniero con più partite nella storia della Juve e fa sta merda qua, e fa sta merda qua. Ditemelo ancora, ditemi ancora che sono i ragazzini il problema, ditemi ancora che sono quelli che hanno due partite in Serie A, ditemi ancora che è Barbieri, che è Miretti, ditemelo, ditemelo ancora, davvero ditemelo ancora. Allora va bene Alessandro, allora va bene Alessandro. Che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Oh, eccoci qua, eccoci qua. Bel contrattino da firmare. Qua mettiamo dietro l'Alessandro. Alessandro, eccolo qua. Puoi finire Pokémon Rosso con solo Alessandro? No, non puoi. Tac, 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 tac. Rossa in area. Chiesa, la mette giù. Chiesa, abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto gol. 3-1. Evviva. Parte la rimonta della Juventus. Inizia la rimonta della Juventus. Contento solo per Federico, guarda. Sono proprio contento solo per Federico. Lui se lo merita, cazzo di. Queste piccole cose. Bravo Ken, dagliela loro. Dagliela loro Ken per il 4-1 dell'Empoli. Fagli l'assist. Assist di Ken, più uno. Più uno di Ken, ma figa ragazzi. Ma non è un rimpallo, ma sei il rimpallo. Gliel'ha appoggiata, gliel'ha messa a rimorchio Ken. Vabbè, in effetti se facciamo 3 gol in un minuto la pareggiamo. 4 gol in un minuto la vinciamo, eh. Basta farne 4 in un minuto, no, 50 secondi, 4 in 50 secondi. Mi sembra ogni 12 secondi e mezzo basta fare un gol, no?